Vediamo come accedere al full text degli articoli in Sinal. Dalla lista dei risultati notiamo che spesso è disponibile il full text. Gli articoli numero 51 e 52, ad esempio, riportano il link al PDF. In rari casi è disponibile il formato HTML, come nell'esempio numero 53. Lo seleziono. Questo formato permette di ascoltare la lettura del brano, selezionando l'opzione Listen. Oppure possiamo scegliere di utilizzare il traduttore. Scelgo la lingua inglese-italiano. Non sarà una traduzione perfetta, ma se non conosco completamente la lingua è comunque d'aiuto. Torno alla lista dei risultati e andiamo a vedere altre casistiche possibili. Vediamo ad esempio l'articolo 54, dove non è presente il link diretto al full text. Troviamo comunque il bottone SFX per collegarci agli abbonamenti e servizi della biblioteca. Lo seleziono. Questo articolo è disponibile in formato elettronico. Basta cliccare il Vai per accedervi. Ecco il full text. È disponibile anche la versione PDF. Chiudo. Se fosse stata disponibile la versione cartacea, sarebbe uscita la scritta È presente nel catalogo Biblioteche Bicocca in Subria. In questo caso, collegati all'OPAC e controlla in quale sede della biblioteca si trova fisicamente e quali annate sono disponibili. In questo esempio, invece, appunto, la versione cartacea non era disponibile. Torno alla lista dei risultati per mostrarvi l'ultima casistica che potrebbe capitare: un articolo non disponibile. Vado all'articolo 58 e seleziono SFX. Vedo che non è disponibile. Posso richiederne una copia utilizzando il servizio del Document Delivery, un servizio gratuito che la biblioteca mette a disposizione dei suoi utenti istituzionali. Vediamo come fare. Seleziono Invia la richiesta al servizio IDD della tua biblioteca. Mi autentico. Chi ha la mail o l'INIP dovrà scegliere l'opzione Bicocca Login con credenziali di Ateneo. Entro con la mia username e password. Login. Si apre un form precompilato. Per inoltrare la richiesta, basta selezionare che ho letto e accetto le condizioni sopra riportate. E do l'ok. La richiesta è stata registrata. Verrà inviata una mail di avviso appena l'articolo sarà pronto per il ritiro.